Ciao a tutti, bentornati e bentornati sul canale. Nel video di oggi vedremo due metodi per impiegare le maschere all'interno del nostro processo di montaggio video. Quindi andremo a modificare il nostro video con le maschere. Per chi non lo sapesse, ve lo dico in breve, poi approfondiremo come al solito con un tutorial dedicato. Le maschere nient'altro sono che una sorta di ritaglio che ci permettono di andare a lavorare all'interno della nostra scena modificando o il soggetto o quello che andiamo ad escludere con il ritaglio di una maschera. Detto in poche parole, poi appunto vi spiegherò tutto all'interno di un tutorial dedicato dove vi farò vedere anche come creare una maschera di alto livello per realizzare una transizione che viene utilizzata un sacco di volte all'interno dei film. È molto semplice da realizzare, ci va solo un po' di pazienza. Comunque ve la lascio poi a fine di questo video. Nel video di oggi appunto vediamo due metodi. Il primo è un metodo che utilizza la maschera per creare un passaggio da una scena ad un'altra in maniera molto semplice, anche se in modo manuale, e poi abbiamo un altro metodo che invece ci consente di utilizzare una maschera attraverso gli utilizzi AI di Filmora, quindi dovremmo fare veramente poca fatica, e duplicando una clip andremo a cambiare solo alcuni elementi presenti all'interno della nostra inquadratura, lasciando invariato il soggetto che abbiamo scontornato con la maschera. Quindi questo è quello che vedremo all'interno del video. Mi raccomando, per supportarci basterà iscrivervi al canale, lasciare un commento o un mi piace qua sotto e farci sapere anche che cosa vi piacerebbe vedere come argomento all'interno dei tutorial del canale. Cominciamo quindi. Il primo modo in cui sfrutteremo una maschera su Filmora sarà utilizzare un soggetto all'interno dell'inquadratura per il cambio di scena, ma facciamo una cosa molto basica, perché poi per una cosa approfondita appunto a fine di questo tutorial troverete un video dove realizzare manualmente una maschera per creare una transizione veramente bella e utile che si può sfruttare in un sacco di tipologie di video. Qui invece abbiamo il classicone, ovvero un occhio. Vado a tagliare la mia clip in modo da avere pochi secondi da dover gestire, così lavoriamo meglio, e semplicemente seleziono la mia clip. Ora, il mio intento è quello di ritagliare l'occhio. Con la maschera AI andiamo a rischiare di comprendere tutto l'occhio, a noi interessa solo questa parte. Quindi seleziono il disegno manuale della maschera e comincio a disegnare il contorno del mio occhio. Non vi preoccupate se non siamo precisissimi, perché poi sistemiamo attraverso le varie opzioni. Ora che ho ritagliato la mia maschera, questo è il risultato, non è dei migliori. Quindi posso innanzitutto andare a aumentare un po' la sfocatura dei bordi e ridurre il bordo in questo modo. Adesso possiamo andare a invertire la maschera. Premiamo su Inverti. Abbiamo ritagliato la nostra maschera e quindi il nostro occhio. Andiamo a fare le dovute regolazioni, perché vedete che in alcuni punti della clip si vede ancora l'occhio. È normale, perché la maschera non è tracciata, quindi non sta seguendo la nostra clip, ok? Qui il nostro nemico sono i micro movimenti dell'occhio e il battito di ciglia, che in questo caso ho tagliato per fare il tutorial più semplice, ma il procedimento per aggirarli sarà lo stesso di quello che utilizzeremo per far seguire la pupilla alla maschera. Quindi in questo punto del video, dove abbiamo l'occhio abbastanza fermo e la nostra maschera sta in qualche modo coprendo tutto l'occhio, noi andiamo ad apporre un fotogramma chiave di fianco a disegna maschera. Quindi abbiamo detto a Filmora che la maschera in questo fotogramma chiave, dove c'è la testina di riproduzione, deve essere in questa posizione esatta, con queste specifiche proprietà che abbiamo regolato. Poi ci spostiamo con il tasto destro, e questa operazione la facciamo per ogni movimento dell'occhio se volete fare un lavoro fatto bene. Quindi col tasto destro della freccia sulla tastiera andiamo a importare un altro fotogramma chiave, andiamo a modificare la maschera per coprire l'occhio, perché ogni volta che si sposterà dovremo andare a coprirlo, e ripetiamo questa operazione all'infinito finché non abbiamo terminato di lavorare con il nostro video. Quindi maschera, e andiamo a coprire le parti di occhio che vengono scoperte. Una volta fatto questo procedimento, quello che ci interessa è andare a creare un passaggio, e lo facciamo andando ad importare una clip, in questo caso la clip di un paesaggio, e la mettiamo sotto al nostro occhio, quindi sotto la clip del nostro occhio. A questo punto vedete, qua ci sono ancora dei movimenti imperfetti, ma basterà andare a regolare come vi ho spiegato e a fare tutte le giuste rifiniture per evitare questi brutti inconvenienti. Ora andiamo a
creare un taglio appena subito dopo la fine della nostra clip con l'occhio. Ma non lo facciamo sulla clip dell'occhio, lo facciamo sulla clip dello sfondo e portiamo sul nostro sfondo, sulla stessa linea della timeline dell'occhio. Ora, qui si vedrà lo sfondo all'interno dell'occhio e qua lo sfondo. Ora, se vogliamo fare le cose in modo un po' carino, andiamo a creare una compound clip con queste due clip qua. Facciamo clic su Crea clip composta e adesso selezioniamo questa composizione. Ci spostiamo all'inizio della clip, impostiamo la scala con un fotogramma chiave a 100 e ci spostiamo verso la fine della clip, dove imposteremo la scala un po' più zoomata, ok? Per creare uno zoom del genere. Ma questo non basta, perché abbiamo bisogno di inserire anche una transizione e, per esempio, possiamo utilizzare uno zoom di questi e lo andiamo a posizionare tra le due clip, accorciando di molto la transizione, altrimenti avremo dei brutti scatti. Per chi non lo sapesse, vi ricordo che in descrizione c'è il link sia al tutorial. Per chi non lo sapesse, vi ricordo che è uscita la nuova versione di Filmora 14 che ha delle funzionalità in più e sono state implementate alcune migliorie significative per quanto riguarda le funzioni che già esistevano. Vi lascio un piccolo spot qui di quelle che sono le novità e poi continuiamo con il tutorial. Comunque colgo l'occasione velocemente per dirvi che è uscita la nuova versione di Filmora 14 con tante funzioni di intelligenza artificiale che va a migliorare anche i video vintage, magari delle videocassette, crea delle clip intelligenti andando a tagliare le scene in modo del tutto autonomo per catturare gli highlights e aggiungere anche sottotitoli e grafiche in base a quello che si sta riproducendo a schermo, con altre funzionalità come la compressione avanzata, il pianificatore video social e tanto altro. Un altro modo per utilizzare le maschere è semplicemente aggiungere elementi al nostro video. Quando abbiamo una camera più o meno fissa, possiamo andare a duplicare la nostra clip. Quindi premiamo Option sulla tastiera, oppure semplicemente facciamo clic su duplica, sovrapponiamo la nostra clip al duplicato e a questo punto andiamo a lavorare sulla clip superiore. Come facciamo? Andiamo a creare la maschera AI, oppure su strumenti AI, sempre con il ritaglio ritratto AI, andiamo a ritagliare con la maschera automatica il nostro soggetto. Attendiamo qualche secondo che venga ritagliato il soggetto. Adesso che abbiamo ritagliato il soggetto, clicchiamo sulla clip di sfondo. Quindi scegliamo colore. E qui possiamo andare a modificare i colori dello sfondo senza intaccare minimamente il soggetto. Ottimo, no? Il soggetto con la maschera verrà seguito per tutta la durata della clip senza dover lavorare in manuale. Ora vi faccio vedere una piccolissima anteprima, che è questa qui. Ecco, nel video che vi lascio qua troverete la guida per realizzare questa transizione che sembra completamente naturale e che fa passare da una scena all'altra il nostro video semplicemente utilizzando una maschera, in questo caso una maschera rettangolare, quindi anche facilissima da realizzare. Ci va solo un po' di pazienza, appunto, perché le dinamiche sono sempre quelle. Mi raccomando, qui trovate il video che è sul mio canale, qua sotto trovate il link per scaricare Filmora 14. Noi ci vediamo al prossimo video. A presto!